Mercoledì 25 settembre si è svolta l'intitolazione alla professoressa Maria Corti di una strada nel centro storico di Pavia. La cerimonia, proposta dal Fondo Manoscritti dell'Università, si è tenuta alla presenza del sindaco Alessandro Cattaneo, dell'assessore ai servizi civici Cristina Gnutta, delle autorità accademiche e del professor Gianluigi Beccaria, nonché di numerosi allievi e amici. Maria Corti, oltre all'impegno accademico, si è sempre occupata attivamente della società civile attraverso l'educazione dei giovani e l'impegno giornalistico. Un esempio importante che l'amministrazione ha voluto ricordare attraverso questa intitolazione. Chiediamo un commento al sindaco Alessandro Cattaneo. Maria Corti, che ha fatto la storia dell'università, in particolare della facoltà di lettere, che oggi poi ha cambiato nome, impostazione, ma insomma Maria Corti rappresenta il cuore di quel patrimonio umanistico che è raccolto nella nostra università e quindi nella nostra città. Abbiamo voluto ricordarla con questa via particolarmente suggestiva, che è nel cuore di Pavia, nel cuore dell'università, a pochi passi dalle torri dell'università e dal Fondo Manoscritti, che è la più grande eredità che Maria Corti ha lasciato alla nostra città. Io credo che con la piccola ma davvero significativa e molto sentita inaugurazione di oggi, Maria Corti diventa patrimonio collettivo, non solo di chi l'ha conosciuta, ha avuto a che fare, ma diventa patrimonio collettivo della città tutta e anche oltre i confini della nostra città. E io credo che possa essere anche la sua vita un esempio, un simbolo di quello che la città di Pavia deve essere guardando al futuro, una città che sa contaminarsi positivamente dalle grandi personalità che grazie alla nostra università arrivano nella nostra città, molti delle quali poi si innamorano della nostra città. Quindi una bella giornata e da oggi Pavia si può dire un po' più ricca nella memoria del passato e più forte nel guardare al futuro. Dopo quella Rita Levi-Montalcini, un'intitolazione a Maria Corti, due versanti opposti e complementari, quello scientifico e letterario, entrambi simbolo di quella rivoluzione culturale che le donne hanno saputo compiere nel secolo scorso. Chiediamo un commento all'assessore ai servizi civici, Cristina Gnutta. Sì, sono particolarmente orgogliosa di essere riuscita nell'arco di brevissimo tempo a intitolare due luoghi di Pavia molto significativi a due donne straordinarie come Rita Levi Montalcini e Maria Corti. La prima sicuramente Nobel per la medicina, conosciuta a livello mondiale, ma anche la seconda ha portato il nome di Pavia nel mondo con il centro manoscritti che lei ha contribuito, che a lei ha fondato e ha contribuito a far crescere. Quindi era giusto e doveroso ricordare queste due grandi donne. Aggiungo che entrambe hanno lavorato in un mondo che possiamo definire maschilista, perché nel secolo scorso non era facile per una donna entrare nell'ambiente scientifico, accademico, come loro hanno fatto e hanno fatto egregiamente. Tutti noi abbiamo Maria Corti nel nostro immaginario come professoressa universitaria ed accademica. Vorremmo invece chiedere al professor Beccaria un ricordo di lei come compagna di studi, in quanto entrambi sono stati formati dalla scuola del professor Terracini. Ma guardi, Maria è stata la prima allieva di Benvenuto Terracini, io sono stato l'ultimo, quindi compagni non di scuola ma compagni di vita, ecco, perché io ho tantissimi ricordi di lei, perché era più giovane di me come spirito, era più giovane di tutti, era la sua curiosità, la sua voglia di sapere, di leggere, comunicava, telefonava, insomma era veramente una che tra l'altro ci dava una spinta alla ricerca, ecco, quando l'entusiasmo, era un frizzante, vivacissima, d'estate si vedeva, a volte andava spesso in montagna, a Pavia, poi a Torino era di casa perché veniva a trovare Terracini, insomma, in Corso Francia, e quindi ci vedevamo spesso, veniva da Einaudi, poi c'era la rivista, Strumenti Critici, insomma abbiamo passato mezza vita insieme. E il fatto che oggi appunto qui sia stata dedicata a lei una via a due passi dal centro manoscritti a cui lei ha dedicato, che fondò se ricordo bene l'anno nel 72, ha dedicato una vita, e insomma è stato, mi dà una grande commozione anche, ecco.